La mostra racconta un episodio storico incredibile, voglio dire, qualunque paese, popolo, stato che avesse nella sua storia un'impresa come quella di Fiume, un poeta che conquista la città alla testa di soldati ribelli senza sparare un colpo, la tiene per 16 mesi sfidando tutto il mondo, la dota di una delle costituzioni più avanzate dei nostri giorni addirittura, è una vicenda da raccontare perché emoziona. Noi l'abbiamo messa sotto il tappeto per un pregiudizio storico sbagliato, cioè che si fosse legata al fascismo. Adesso si è capito che non è così. Vedere questa mostra, che oltretutto ha un biglietto di ingresso a mio parere troppo basso, immerge in quel mondo completamente, in atmosfere d'annunziane, ma anche nell'atmosfera di una città assediata, una città eroica, o come la chiamava D'Annunzio, olocausta, che diventò la città di vita, la città della festa. Beh, abbiamo sì la prima pagina della carta del Carnaro, autografa di D'Annunzio, ma tante altre cose, il modellino della nave Elettra, la bacchetta di Toscanini, la divisa, il cappottone che D'Annunzio indossava durante il volo su Vienna e che portò a Fiume, la divisa che indossava tutti i giorni, lui personalmente che apre la mostra, e fotografie inedite che vengono dall'archivio fiumano del Vittoriale, dove sono state finalmente restaurate e messe a disposizione del pubblico. Insomma, una mostra che richiede almeno un'ora e mezzo per essere visitata bene e dalla quale si esce con una visione nuova della storia e di questo personaggio. Noi abbiamo cercato la volontà di un marketing territoriale di rilanciare attraverso Gabriele D'Annunzio il nostro intero territorio, la città di Pescara e l'Abruzzo, grazie alla notorietà mondiale che ha la figura di Gabriele D'Annunzio e tutta la sua storia di passioni, di opere, di scritti e di poesie che ovunque vengono apprezzate. È un tentativo che ha bisogno di tempo per potersi vedere completato e affermato. Intanto registriamo un ennesimo successo di pubblico e questa grande mostra che invito tutti a visitare, visto che ha un banale costo di ingresso del biglietto, per in realtà un giacimento di opere e di cimeli di grandissimo valore.